spirito che ha animato la necessità di riuscire a comporre una lista civica che avesse proprio come obiettivo quello di avere un progetto per la città solo ed esclusivamente finalizzato al nostro territorio. E vi devo dire che, in poche parole, oggi ho a fianco a me il candidato sindaco Mario Conocci. 5 anni fa ha fatto esattamente il contrario, ho fatto esattamente quello che sto facendo io adesso. Mi ha supportato durante tutta la campagna elettorale in maniera straordinaria. È stato il mio massimo. Consigliere che io avevo a fianco in ogni mio spostamento, perché io feci la scorsa campagna elettorale da candidato sindaco, e oggi con grande onore io sono pronta ad essere al suo fianco insieme alla nostra lista civica per quelli che saranno i prossimi giorni di campagna elettorale, giorni importanti che ci vedranno sicuramente animati dallo spirito che deve spingerci a spiegare ad ogni singolo cittadino che incontreremo per strada che questo è un momento di straordinaria importanza. Bisogna spiegare che il momento di votare è per cambiare, per reagire, perché questa città in questi 5 anni purtroppo è stata tradita dal nostro attuale sindaco, è stata tradita da una maggioranza e da una giunta che non sono state in grado di dare le risposte per le quali tanto si sono spesi durante la scorsa campagna elettorale, e Alghero purtroppo insieme a tutto il suo territorio non può oggi fare altre considerazioni insieme agli algheresi che quella di aver perso 5 anni. 5 anni che noi però recupereremo in settori fondamentali, recupereremo in settori che toccherà come punti bene il nostro candidato sindaco, che hanno come potenzialità quelle di fare sviluppare l'economia di questa città, quindi ripartiremo dalle imprese, torneremo a parlare di servizi sociali come merita un settore così importante di essere tenuto in altissima considerazione dall'amministrazione che per 5 anni lo ha completamente trascurato, e torneremo a restituire un sogno a questa città. Una città che ha bisogno, insieme ai suoi concittadini, di riprendere a sognare in un futuro migliore e soprattutto per evitare che i nostri giovani, i nostri figli, queste voci di bambini che sentite, che sono presenti all'interno oggi di questa sede, domani non debbano abbandonare la nostra città. Grazie. Ed ecco a voi.